Una grande partecipazione per lanciare un unico messaggio, quello di promuovere e diffondere un'attenzione verso la prevenzione e la cura del carcinoma mammario. Si sono incontrati in piazza 20 settembre gli oltre 700 partecipanti alla Camminata in Rosa, un percorso di 5 km non competitivo, aperto a tutti, organizzato dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano. Una partecipazione incredibile quella di oggi alla Camminata in Rosa, la prima Camminata in Rosa per il Comune di Fano, e non potevamo mai pensare che la risposta sarebbe stata questa, e per noi è un grande onore. Voglio ringraziare le tante persone, uomini e donne, anche bambini, che sono qui con noi oggi, perché camminare, per la motivazione per la quale camminiamo oggi, è importante, fondamentale e prezioso. La cultura della prevenzione deve passare, perché essere ammalati o rischiare di esserlo non deve essere uno stigma. Il tumore si può curare e la prevenzione è fondamentale per la vita. I partecipanti, i giovani, adulti e le tante associazioni che hanno sposato la finalità di questo evento si sono diretti verso il corso, passando per l'Arco d'Augusto fino a via Nazario Sauro, vicino alla Darsena Borghese. Poi è stata la volta del lungomare di Sassonia, verso viale Cesare Battisti e via Garibaldi, per tornare infine nella piazza centrale attraversando Borgo Cavour. Deve passare questo messaggio, dove comunque deve diventare un'abitudine controllarsi il seno, deve diventare un'abitudine costante quello di controllarsi ogni anno, anche a più giovane età. Un pensiero alla persona che oggi è un po' protagonista assente, Alida Battistelli, la presidente dell'associazione Fior di Loto, che non può camminare oggi con noi, ma che noi camminiamo per lei e con lei e con tutte le donne che comunque stanno combattendo una battaglia importante per la loro vita.